tutti diciamo la magistratura invade la politica, e se la politica non fa il suo mestiere è naturale. E perché la cosa sarà diversa? Sarà diversa perché mentre per la Camera non si può impugnare i risultati elettorali, perché gli unici competenti nei ricorsi elettorali sono le giunte delle elezioni, delle Camere elette con la legge eventualmente incostituzionale, nelle elezioni europee invece si va al Tarlazio, e il Tarlazio può decidere, come ha già deciso nel 2009 per un aspetto che hanno lasciato uguale, che le elezioni può mandarle in Corte Costituzionale, mandarla in Corte di Giustizia, o può anche decidere, come ha deciso nel caso di Gargani, che si è ribellato a un'altra delle conseguenze, che si poteva essere eletti, avere degli eurodeputati in più perché non si è votati. La Lega Nord ha avuto un deputato in più nel nord-ovest, eurodeputato, e un deputato in più al centro perché non è stata votata nell'Italia meridionale e nelle isole. Sembrerebbe una cosa assolutamente ovvia. Allora, questo fatto di non essere stata votata lì ha fatto sì che, e avendo votato nel sud e nelle isole per partiti che non hanno superato il 4% a livello nazionale, questi voti sono come non esistessero. Allora i quozienti migliori li hanno fatti membri di partiti che hanno superato il 4% a livello nazionale. Conclusione: il comportamento evidentemente sconsiderato dei cittadini dell'Italia meridionale e delle isole di non votare per la Lega Nord ha avuto come conseguenza che ha avuto due europarlamentari in più. E questo è successo, anzi è successo anche che alcune questioni sono avvenute anche all'interno dello stesso partito, perché se per esempio vanno a votare in meno nel sud e vanno a votare in più nel nord, conclusione, un parlamentare del sud, pur assegnato al sud, perché vengono assegnati gli europarlamentari in base alla popolazione residente, non in base agli elettori votanti e così via. Perciò il sud aveva diritto ad avere, credo, 18 europarlamentari, e ne elesse soltanto, no, 8, sì, e ne elesse soltanto 5. Uno però, questo Gargani, decise che la cosa a lui non andava bene, perché se i seggi venivano distribuiti all'interno della circoscrizione sarebbe stato eletto lui. Allora fece ricorso e alla fine il Consiglio di Stato, 2 anni e mezzo dopo, gli diede ragione. Conclusione: perse il seggio, pensate un po', Giovanni Collino, che era stato eletto a Udine, cioè molto distante dal sud, con i voti del sud. E il povero Giovanni Collino, che era mio collega nella 13ª legislatura, pensate un po', era uno che era senatore, tranquillamente poteva star lì fino adesso, nel 2013, decise di fare l'europarlamentare, si dimise da senatore per candidarsi all'Europarlamento, fu eletto europarlamentare, dopo 2 anni e mezzo ha perso il posto, perciò non era più senatore e non è più europarlamentare. E questo in base a una sentenza del Consiglio di Stato, che appunto nel 2011, che dice che un certo modo di calcolare i quozienti è contro la legge. La stessa norma non è stata cambiata in questi ultimi 3 anni. Cioè, questo è il senso. E perché si sia, queste sono urgenze, ci si è dedicato tempo a modificare una legge elettorale nazionale dove si dice che si deve votare nel 2018. Questo è il programma ufficiale. Allora, se si deve votare nel 2018, a me sembrava che era più urgente mettere mano alla legge elettorale per le europee, dove si vota invece il 25 maggio del 2014. Invece no, adesso siamo qui con una legge che tra l'altro non si sa se poi alla fine sarà approvata, non sarà approvata definitivamente, e della legge elettorale con cui dovremo andare a votare tra circa 2 mesi e mezzo, è ancora quella che presenta quei vizi presunti per fatti nuovi
di contrarietà ai trattati, ma sicuramente contro una decisione del Consiglio di Stato passata in giudicato, che non è possibile portare via i seggi dalla circoscrizione cui sono stati assegnati, perché sono stati assegnati in base alla popolazione, non in base agli elettori. E poi ha affermato il principio, da noi 48 il voto deve essere personale e diretto. Allora, com'è possibile essere eletti in base ai voti dati in una circoscrizione in cui uno non è nemmeno candidato? Invece è quello che è successo, perché quello della Lega Nord del centro e della Lega Nord del nord-ovest non erano candidati nelle regioni Italia meridionale e Italia insulare, però grazie al comportamento elettorale di quegli elettori di quelle due circoscrizioni sono stati eletti anche loro. Questa cosa è una cosa interessante, perché è quello che fa sì che questo diventa, torniamo un momento indietro, un altro dei motivi di illegittimità dell'Italico, perché i seggi sono assegnati alle circoscrizioni in base alla popolazione che abita in una circoscrizione, tant'è che ci sono delle circoscrizioni con tre candidati, minimo tre, massimo sono sei, e la differenza tra tre e sei dipenderà appunto dalla popolazione di quella circoscrizione. Però se io introduco delle soglie di accesso che non eleggono deputati chi non raggiunge una certa percentuale, se in una circoscrizione per una serie di circostanze non votano per i partiti che superano la soglia di accesso, ci sono delle circoscrizioni che potrebbero trovarsi senza nessun rappresentante in Parlamento, pur avendo loro una popolazione che dava diritto ad avere tre o sei, perché per poter stabilire chi sono gli eletti devo far riferimento ai voti, non alla popolazione residente. Questa è una delle tante ragioni per cui è impossibile riuscire a fare una distribuzione, questo famoso algoritmo, perché la Lega nostra volta se ne è resa conto e ha detto che in base all'ultimo algoritmo è più facile che lei elegga un parlamentare a Bitonto che invece, non so, nella Val Camonica. Ecco, queste sono delle tante conseguenze che ci sono sulla. E questo è il problema di un'applicazione seria del voto 48, personale o diretto, che questo, secondo una giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca, perché la cito? Perché per la prima volta nella sentenza 1 in cui si è annullato il Porcellum si è fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca. E perché è tedesca? Per una semplice ragione, che la Corte Costituzionale in Germania, a differenza dell'Italia, dove la decisione sui ricorsi elettorali si ferma alla Camera, se la decisione non piace uno va alla Corte Costituzionale. Conclusione, la Corte Costituzionale tedesca ha avuto in tutti questi anni la possibilità di fare giurisprudenza sulla legge elettorale, cosa che la nostra non poteva fare, e il primo caso è stato questo qui nostro, non poteva farlo, e ne hanno dette di varie di cose interessanti, cioè uno non può essere eletto, vale prima, per il non può essere né favorito né danneggiato dal comportamento elettorale di elettori di una circoscrizione diversa da dove lui è candidato, se il voto deve essere diretto. A proposito, il loro articolo 38 è esattamente uguale al nostro articolo 48, voto uguale, segreto e diretto. Noi diciamo addirittura personale, che è qualcosa in più di diretto. Perciò c'è questa giurisprudenza che loro hanno fatto, e la stessa ci introduce il Lombardellum, perché sono riuscito a mandare in Corte Costituzionale anche la legge elettorale lombarda. Non c'è ancora arrivata, perché succedono sempre delle cose strane, gli ufficiali giudiziari che sbagliano a notificare l'ordinanza. Mi sto cercando di sapere se c'è qualche consigliere regionale che perderebbe il posto, che per ragioni, non so, di conterraneità
si avvicinò agli ufficiali giudiziari di notificare l'ordinanza che qualcosa c'è di strano, cartoline compilate con indirizzi sbagliati. Insomma, conclusione, una cosa notificata a metà di ottobre non è ancora pronta per andare in corso, però diciamo l'ordinanza c'è, e uno dei punti forti è che il presidente si può votare col voto disgiunto, lo sapete anche voi, uno può votare solo per il presidente e nessuna lista a lui collegata, ma può addirittura votare per una lista collegata a un altro candidato presidente e votare poi per il presidente alternativo. Il premio di maggioranza qui non viene dato, a differenza che del Porcellum e dell'Italicum, sui voti presi dalle liste, ma viene dato sulla base dei voti presi dal presidente, e anche la sua importanza è quella: se meno del 40% sono il 55% dei seggi, più del 40% sono il 60% dei seggi.